Sono attualmente 533 i casi positivi nel comune capoluogo a Salerno, secondo un aggiornamento reso noto oggi dall'amministrazione comunale. Ai 726 casi registrati a partire dal mese di giugno, 332 nel solo mese di novembre, vanno infatti sottratti 192 guariti, più purtroppo un decesso registrato lo scorso 13 novembre. Intanto il sindaco Vincenzo Napoli ha divulgato una videodichiarazione in merito al bilancio di questa prima domenica di chiusura, dopo un sabato che per l'euforia ha portato in strada tante, troppe persone. Il primo cittadino di Salerno ha fatto presente che queste chiusure sono minori rispetto alla prima emergenza sanitaria e che quindi è normale vedere gente in giro e parcheggi pieni. Ieri è stato il primo giorno di lockdown. Dopo un sabato che mi ha lasciato molto deluso e preoccupato, perché molti dei miei concittadini hanno inteso questa giornata come una sorta di addio alla libertà, quindi hanno affollato le strade, anche se per la verità muniti dei presidi, delle mascherine e quant'altro. Ieri è stato il primo giorno di lockdown e la città era sostanzialmente deserta. Oggi, lunedì, ho visto traffico per strada, i parcheggi sono pieni. Perché il DPCM consente una serie di libertà, una serie di possibilità lavorative che naturalmente fanno in modo che la gente scenda e vada a lavorare. Noi, per quanto riguarda il comune, abbiamo messo gran parte del personale in smart work, però diciamo c'è da fare attenzione. Allora io volevo cogliere questa occasione per fare alcune considerazioni. Nel mese di novembre Salerno ha avuto fino ad ora 332 contagi. Considerato che siamo a 16, significa mediamente 20 contagi al giorno e sono in salita. Questo ci impone una riflessione severa. Bisogna fare in modo che ciascuno di noi si attenga strettamente alle prescrizioni semplici che dettano i protocolli di sicurezza. Evitare tassativamente di uscire se non ce n'è bisogno. Che si va a fare la spesa, uno per volta al supermercato, ai mercatini rionali che sono aperti, si sbrigano delle commissioni e si rientra immediatamente a casa, tentando in questo lasso di tempo di contenere al massimo le possibilità di esposizione al contagio. È un momento complicato, è sotto gli occhi di tutti. L'epidemia ha un suo andamento esponenziale. Cioè non è una linea retta che sale, è una curva. E quindi bisogna fare attenzione per contenere questa curva, batterla e rendere questo contagio il più possibile azzerato. Dipende tutto da noi. Noi ce la mettiamo tutta, faremo i nostri controlli, ricorreremo agli aspetti repressivi che non amo ma che sono indispensabili. Insieme alla Polizia di Stato, alla Questura, ai Carabinieri, controlleremo il territorio, però tutto è nelle mani di noi stessi. Sulle nostre spalle grava la responsabilità nostra, per la nostra salute e di quella degli altri. Per dare una speranza di futuro anche alle nuove generazioni, bisogna uscire rapidamente da questa condizione orribile a cui ci ha relegato il virus.